Lori del Santo, malore al ristorante di Briatore, crampi e sudore, vediamo cosa è successo. Lori del Santo, dopo essere stata eliminata dall'Isola dei Famosi, è tornata al centro dell'opinione pubblica proprio per la sua vita privata, vista la lite col suo fidanzato. E intanto è tornata alla vita di tutti i giorni e proprio ieri sera è andata a cena insieme a una coppia di amici al Crazy Pizza di Flavio Briatore. Come ci ha raccontato in esclusiva, molti dei quotidiani più famosi, però al Crazy Pizza i bagni sono al piano di sotto. Dice: ho sceso le scale e mi sono subito sentita male, c'è qualcosa che non andava. Avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo così tanto che ero tutta bagnata come se fossi uscita dall'acqua. I miei amici mi hanno raggiunta e volevano chiamare l'ambulanza, ma per fortuna, dopo aver un po' vomitato, mi sono sentita meglio. Ho letteralmente monopolizzato il bagno per mezz'ora. Alcune signore bussavano che volevano entrare, è stato molto imbarazzante per me. Ma stavo davvero troppo male. La notte ho dormito col piumone invernale e solo ora mi sono un po' ripresa. Quindi sembra aver avuto proprio Lori del Santo un'indigestione assolutamente. La colpa ovviamente non è del menù del locale di Briatore, assolutamente no. Ho mangiato benissimo, ho mangiato una pizza, prosciutto e fungo ed un'altra fetta di pizza tipo calzone. Ho anche bevuto due bicchieri di vino, tutto molto buono. Non pensavo però che una pizza potesse farmi stare così male. Non ero più abituata a mangiare così tanto. Ora sono terrificata all'idea di mangiare di nuovo perché non voglio stare così male. Dovrò mangiare poco ed evitare l'alcol. Ecco quindi quello che è successo a Lori del Santo. Ma la domanda diretta ti era successo anche nel 2005? Lori del Santo ha negato: no, non sono mai stata male in quell'occasione. Quindi vedremo cosa è successo proprio a Lori del Santo, se ci sarà un prosieguo della situazione. Vi terremo aggiornati. Intanto commentate, fateci sapere cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.